scientifico statale Elio Vittorini di Napoli. Questa mattina è con noi Marco Perillo, con il suo libro Flegraios, l'ultimo segreto di San Paolo, per la nostra nuova rubrica Pagine. Ci sono scrittori disciplinati, metodici, che stilano scalette e rileggono mille volte i loro scritti, e autori che istintivamente buttano giù frasi su frasi fino a comporre un romanzo. Lei che tipo di scrittore è? Ma io sono un po' tutte e due, nel senso che all'inizio sono indisciplinato, scrivo di getto, poi cerco di dare un po' una forma. Ovviamente ho un'idea pregressa, però in qualche modo cerco sicuramente di dare più spazio all'istinto per poi cesellare il tutto, un po' come gli scultori che danno quella forma definitiva alla propria storia. Quali sono le emozioni dell'incontro di questa mattina? Veramente delle forti emozioni, pure perché io ho scritto questo romanzo per i giovani. Ovviamente il protagonista è un giovane, è un romanzo di formazione, è un ragazzo che trova il senso della vita, e condividere poi con dei giovani questa esperienza e soprattutto ascoltare le loro domande è una cosa straordinaria. Ha voluto dare un significato particolare ai suoi personaggi, un rapporto di amore e odio, o sono semplicemente utili a raccontare la sua storia? No, diciamo che i personaggi sono fondamentali, ecco, perché bisogna in qualche modo immedesimarsi. Io spero che la ricerca interiore del protagonista, dell'archeologo, anche le sue scelte, a volte dolorose, possano essere lo sprone a poter ripetere questa esperienza e a farla propria. Che tipo di lavoro ha eseguito per ricostruire la lettera di San Paolo quando invece non esiste neanche un frammento? È stato difficile, però con l'aiuto di un bravissimo teologo napoletano, che è Don Gennaro Matino, abbiamo deciso quali fossero appunto le tematiche da affrontare e abbiamo cercato di ricostruire lo stile paolino. In effetti la lettera a Laodicea è una lettera che è citata in altre lettere, ma che in realtà non è mai stata trovata. Io immagino che San Paolo l'abbia potuta donare ai martiri dei campi flegrei, ovviamente dove lui sbarcò appunto nel 61 d.C. a Pozzuoli, e in qualche modo ha a che fare con la storia del cristianesimo in Campania, ma un po' in tutta Italia.